Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi e commentare un po' quelli che sono stati i sorteggi di venerdì a Nyon. I sorteggi che hanno visto appunto le otto, le prime otto squadre combinarsi insieme. Quindi veramente, intanto sfide mozzafiato, tre di quattro sono sfide molto interessanti, dei quarti di finale molto intriganti. Ne parleremo dopo la sigla. Allora, partiamo dalla Juventus che pesca il Real Madrid. Oltre al Real Madrid, chiaramente anche una d'italiana ha pescato un'altra spagnola, che è appunto Barça-Roma, quindi un'altra sfida di grande livello e molto difficile soprattutto per la Roma, poi ne parliamo. Siviglia-Bayern Monaco, che è la sfida che non ho compreso del 3 di 4, perché credo che sia la sfida meno interessante, perché c'è troppo dislivello tra le due squadre e perché tra l'altro non è un'italiana nessuna delle due, quindi è magari un po' meno interessante per noi. E infine la sfida inglese, tutto inglese, Liverpool City. Tre sfide di quattro, la nostra, quella della Roma e quella degli inglesi, sono sicuramente le più interessanti per lo spettacolo. Sicuramente ci sarà grande spettacolo, penso che ci sarà molto per quanto riguarda le nostre sfide, un po' perché lo sentiamo anche noi. Penso che comunque la Roma, il Barcellona-Roma sia una bella sfida, perché il Barcellona è sicuramente molto più forte, molto molto più forte, però la Roma chiaramente è una squadra che non ha nulla da perdere, quindi magari potrebbe, non dico togliersi qualche sfizio, ma comunque passarsela, non in memoria magari dei 7-1 con il Bayern e altre squadre. Però la sfida che è interessante è che dal punto di vista dell'amante del calcio può essere molto carina. Vedremo come affronterà dopo la bellissima sfida contro lo Shakhtar dell'altro giorno, della settimana. E infine abbiamo Liverpool City, che è forse la sfida più affascinante perché sono due inglesi, però anche forse quella meno prevedibile. Perché? Perché chiaramente quando ci sono squadre che si conoscono bene, come due italiane, come due inglesi, come due spagnole, il risultato non è mai scontato, perché chiaramente sì, potrei dare delle percentuali su chi è favorito di più dell'altro, però poi quando si gioca in casa, nello stesso nazione, appunto l'Inghilterra, secondo me le cose veramente potrebbe succedere di tutto e di più. E infine Siviglia, Bayern Monaco, Siviglia, non ho capito come si è rimasto. Solo il peggior Manchester United che abbia visto ultimamente è riuscito a farsi battere la Siviglia e uscire, visto che comunque il Manchester United spende, espande parecchio, ecco, il Siviglia no, ma il Bayern Monaco è una corazzata quella di Aikens, che è tornato dopo l'esonero di Ancelotti a inizio stagione, ed è il Bayern veramente forte. Io reputo il Bayern, Real e Barça le tre squadre più forti tra queste otto. Mettiamo la Juve, metto io come Juventino dietro, perché alla fine queste sono tre squadre che negli ultimi anni hanno vinto una Champions League. La Juventus no, il Bayern l'ha vinto nel 2013 se non sbaglio, quindi siamo un po' più indietro, però molti giocatori ci sono ancora adesso, anche se sono un po' invecchiati, quindi magari non è lo stesso, ma ne hanno comprati altri e hanno comunque giocato una rosa molto forte. E Real ne ha vinte 3, 4, quando ne ha vinte ne ho perso il conto, e Barcellona ha tappato i buchi. Quindi chiaramente non posso mettere la Juventus davanti a queste tre, contando che per ora la Juventus non ne ha vinte una, pur avendo giocato due finali, quindi una cosa molto importante, ma sicuramente c'è qualcuno più forte di noi. Poi ovviamente in campo c'è tutto da vedere. Partiamo con la nostra sfida, Juve Real. Io darei un 45-55, mi trovo d'accordo con molti, ho visto in giro. Perché? Perché è vero che beh, Real è favorito di sicuro più della Juve, perché le ha vinte tante ultimamente, non sono così presuntuoso di dire sì, la Juve davanti. No, la cosa che mi porta veramente molta speranza è il fatto che la Juve cede poco nelle doppie sfide e regala di più nelle sfide dirette come le finali. Le finali ha perse per discorsi psicologici e così via. Sembra quasi che noi non riusciamo a mantenere la tensione in una partita di 90 minuti, ma riusciamo a gestire meglio i 180 minuti nel complesso con due partite separate. Real abbiamo battuto così anche 2 anni fa, abbiamo avuto il Barcellona nello stesso modo lo scorso anno, quindi evidentemente, e col Bayern Monaco 2 anni fa ancora, 3 anni fa ormai, siamo usciti perché per una svista finale, però abbiamo tenuto benissimo, meritavamo, avremmo meritato il passaggio anche noi, quindi chiaramente le nuove sfide siamo sempre sul pezzo. Quindi forse è meglio beccare Real adesso, non è una rivincita, e questo sicuramente non lo è, perché le rivincite si fanno su partite di ugual misura, potrebbe essere la rivincita da semifinale a semifinale, se proprio vogliamo metterla così, ma non una finale, perché alla fine il trofeo è andato a loro. Se adesso il Real dovesse uscire per mano nostra, si esce, però noi non abbiamo vinto niente, abbiamo vinto solo una doppia sfida, grande entusiasmo insicuro, però ovviamente il cammino è ancora molto lungo. Quindi 45-55 Juve-Real. Barça-Roma ovviamente 70-30, perché? Perché il Barcellona, ho detto prima, una delle squadre più forti degli ultimi anni, lo metto dietro al Real Madrid, adesso vedete voi, perché comunque conta anche molto la forma. Real Madrid ha fatto un bruttissimo inizio di campionato, di stagione,
ma sta recuperando la grande adesso. Il campionato ormai non ci punta più perché ormai l'ha perso, diciamo così, e credo che punterà molto forte su appunto quello che è la Champions League. Per quanto riguarda il Barcellona è un po' diverso il discorso, ha ancora molti fronti aperti, però il Barcellona sa giocare queste partite e la Roma un po' meno. Una squadra, la Roma, che apprezzo molto che la Roma sia arrivata in finale, perché per ora non ci sta togliendo niente a noi. Ovviamente se la Roma dovesse passare per qualche motivo, perché quel 30% che ci ho messo diventerà realtà, chiaramente dovessimo trovarla in semifinale, ovviamente Juventus tutta la vita, però è chiaro che per ora può fare il cammino che vuole e sono felice che comunque un'italiana faccia vedere, dia molto peso a una competizione come quella europea, come anche la Lazio in Europa League, parliamoci chiaro, a differenza delle squadre che la snobbano come fosse la Coppa della Birra Moretti, come si chiama. Siviglia-Bayer, che è la percentuale più distaccata, che è 20-80, perché il Siviglia io sinceramente non ho capito come è arrivato qui, perché Montella sta facendo male da quando è arrivato, secondo me. Solo il Manchester United, come ho detto prima, peggiore degli ultimi tempi, poteva lasciare concedere così spazio al Siviglia. Il Bayer è una corazzata, è 80-20, è proprio perché 20-80, è proprio perché bisogna dare sempre un po' di speranza a qualcuno, ma secondo me il Bayer è già in semifinale. Liverpool City, do favorito il City per il discorso Guardiola, perché Guardiola sa giocare queste competizioni. Il Manchester City nella sua storia non ha fatto nulla in Champions League praticamente, il Liverpool un po' di più, ma Liverpool secondo me non è ancora al livello dei grandi Liverpool che abbiamo visto in passato, quello che ha avuto il Milan per intenderci. È una squadra molto interessante, con Klopp che è molto bravo e piace anche molto, però secondo Guardiola è una rosa più forte ed è sicuramente un po' più preparato, non perché mi piace di più Guardiola, anzi mi piace più Klopp. Però chiaramente secondo me Guardiola difficilmente le sbaglia queste partite e essendo anche un inglese saprà leggere a modo suo la partita. In ogni caso è una partita interessante, come detto prima, perché essendo le squadre già conosciute, perché si beccano almeno 2 volte l'anno in campionato, direi che la sfida si fa forse la più interessante tra tutte. Ovviamente ci metto prima Juve-Real per un discorso mio anche di storia, comunque Juve-Real, e a ruota seconda partita più interessante sicuramente Liverpool-Manchester City. Diciamo che se guardiamo bene i sorteggi, sono partite interessanti adesso, 3 di 4 come ho detto prima, secondo le percentuali di maggioranza, se dovesse passare quelli che ho messo le percentuali più alte, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco e il City, abbiamo praticamente una semifinale assurda, con la possibilità di beccare due spagnole contro. Ovviamente la speranza è che quella spagnola, una delle due spagnole sia eliminata, che è ovviamente il Real Madrid contro la Juventus, chiaramente. In tal caso comunque avremo comunque Juventus, mettiamo Barcellona, quindi magari si può ripetere qualcosa visto nel passato, si può ripetere ciò che è stato visto agli ottavi col Bayern qualche anno fa, oppure si può avere novità a Manchester City. Sarà una semifinale di mozzafiato, non ci saranno come semifinali scadenti, ma saranno semifinali forse più belle degli ultimi anni, perché negli ultimi anni ho visto anche il Monaco, squadre così che si sono un po' trovate un po' per caso lì, anche con merito sia chiaro. Però quest'anno la semifinale saranno delle anticipi di finale e la finale sarà quel che sarà, ma io ho già qualche idea su cosa sarà, sperando che ovviamente la Juventus non faccia mandare avanti il Real Madrid almeno per quest'anno. Però io ci vedo già, secondo me, Barcellona-Bayern Monaco è una finale che secondo me è abbastanza, di poi bene l'incrocio in semifinale, ma abbastanza intuitiva, ma comunque in ogni caso sarà una finale veramente molto forte, magari un ritorno tra Barcellona e Manchester City, quindi Guardiola contro i suoi ex, quindi c'è sempre un po' di ricorsi storici interessanti, di incroci interessanti da vedere. Questa Champions League è molto bella, almeno da questa fase in poi sta veramente diventando molto bella. Quindi in bocca al lupo a tutte le squadre, eccetto Real Madrid, perché no, non devo quello buona sega. Questo è tutto, scrivetemi qui sotto, senza scrivere, dilungarvi intanto in commenti e così via, le vostre percentuali, no? Quindi Juve Real, Barça Roma, Siviglia, Bayern Monaco e infine Liverpool City. Percentuali numero numero e così vediamo e confrontiamo i nostri numeri. Forza di Juve come sempre e alla prossima, ciao! Paura, paura.